Con dai, via, partiti Rossi, Fontana Rossi, Iva, Muggia, via. Allora, numero uno del presidente, Forza S Liguria, 2013 S1, azione 1.3, diffusione della circoscrizione, impegno di spesa, progetti della provincia di Imperia, Savona. No, io vorrei dire da sotto, ma io non ce va bene. Poi il numero 4. Banda larga, finisce davvero quell'intervento là per finire? Sì, te l'ho fatto, te l'ho trasmesso tra la nota. E allora magari la portiamo in giunta. Sì, ok. Sì, sì. Sta facendo? Numero 4, il vicepresidente, rete regionale Health Technology Assessment. È capiata l'individuazione dei criteri per un'appropriata allocazione dell'attrezzatura di risonanza magnetica. Questa qui la porta io? Numero 5, vicepresidente, accreditamento servizio trasfusionale. Numero 6, assessore Barbagallo, legge regionale 36 del 2000, concessione di contributi per attività di selezione del bestiame, detezione e controllo. Numero 7 dell'assessore Cascino, ci sono dei pareri relativi a diversi comuni. Un attimo. E io esco a arrivare 6 e mezzo, Fabrizio. Prima no. Si va a vedere il giro. Va bene. Ma fate pure, poi lo vedo dopo, sicuramente. Ok. Va bene, ciao. Per esempio di Manarola. Il parere relativo al comune, sul piano urbanistico comunale, il comune di Rovegno, Rotanino, Fontanigona, Fasce Corretta. Numero 12, assessore Cascino, contributo ai comuni costieri per interventi afferenti alla costa, impegno a 616.220. Numero 13. L'aumento della tassa, no? Come promesso, destinato al demanio. È l'aumento della tassa regionale che abbiamo fatto l'anno scorso sul demanio? Come promesso, no? Tutto il demanio, in buona parte il demanio. 80% il demanio, dice il dittato. Il 20% che va a Rossi. Il 20% al bilancio della regione, a Rossetti. Rossi e Rossetti, sempre persone loro. Numero 3. Non se ne andava. Assessore Buccinelli, adozione proposta di piano regionale energetico e rapporto ambientale fine della procedura di valutazione ambientale strategica. Vabbè, parte la procedura VAS. Per il piano energetico. Ha fatto una prima fase di scoping. Numero 14, assessore Rossetti, approvazione linee guida e disposizioni attuative per la gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Prendete fuori sacco. Grazie. Del presidente, concessione del patrocinio e uso del logo della regione Liguria ad iniziative varie. Dell'assessore Barbagallo. Regolamento CE, Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, adozione di talune modifiche non sostanziali, legge regionale 44 del 95. Dell'assessore Boitano, legge regionale 10 del 2004, successive modifiche, riparto tra le arti Liguria dell'importo di euro 2 milioni, quali misura di compensazione per la gestione del patrimonio di ERP, impegno e liquidazione sul capitolo 2919. La fascia bassa, quelli che arrivano che è al 40%, quelli che i bassi redditi, che sono aumentati notevolmente, sono passati dal 30% oltre il 40%, arrivano al 100% 2 milioni a tutte le arti. Vicepresidente e Presidente, piano regionale di diffusione della ricetta medica dematerializzata, revisione. Ma questa affare qui la vediamo noi che segniamo? No, ho capito. Questa cosa qui la vediamo noi che segniamo? No, cioè, la vediamo iniziare, ma il termine è il 31-12-2015. Ma questa cosa la vedrà tutti in fine anno. Entro 19 dicembre di adesso ci voleva il piano.
Del vicepresidente, deliberazione numero 721 del 2014, modifica, integrazione, accantonamenti e rettifica del quadro economico complessivo per l'anno 2014. Assessore Rossetti e assessore Boitano. Riesco a dire che tu sappia. No, io non ho i due giorni, non lo vedo. Assessore Rossetti e Boitano, decreto numero 29.208 in data 26 agosto 2014 dell'Arte di Genova, concernente il bilancio economico consuntivo per l'esercizio 2013. Io sono già arrivato e devo dire su, sono qua, facciamo subito. No, lo stesso tanto sono. Allora, dell'assessore Guccinelli. Sport Petr Ligure 2007-2013, approvazione bando attuativo asse 1, linea di attività 1.4, sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali con assegnazione di inizialità. Le direttamente di là, facciamo così. 2.500.000. Sì, sì. No, c'è una cosa da chiarire, questo è il bando per il sopra 40.000 euro, poi di là diciamo le date di presentazione domani, una cosa che non vorrei che traessi in errore. Oggi c'è una copertura finanziaria di 2,5 milioni soltanto, perché sono quelli di derivazione dal bilancio regionale. È in corso di ricognizione tutta la fase di riacquisizione di risorse FOR, quindi che non si traga in inganno col fatto che sono 2,5 milioni soltanto. Ma la previsione già oggi no? C'è una stima che occorrerà fra i 20 e i 22 milioni di euro. Buongiorno. Assessore Guccinelli, legge regionale 1 del 2010, riparto risorse assegnate con deliberazione della giunta regionale numero 1244. Questo è il bando sotto i 40, lo illustriamo di là, però per anticipare assegneremo a tutti il 60% del danno periziato, quindi senza fatture, senza niente, i meccanismi delle altre volte, stavolta cash diamo il 60%, a chi ha avuto il secondo evento alluvionale daremo l'80% del danno periziale. Parliamo dell'alluvione di ottobre, questo è danni sotto i 40.000 euro, alluvione di ottobre, il bando che abbiamo approvato prima è danni sopra i 40.000 euro, alluvione di ottobre, nella prima giunta di gennaio porteremo quello per novembre. È secchia, ragazzi. Ma questo titolo non lo volevo più. Tanto qualcosa rimane, secchia diventa a cambiare. Cosa? Qualcosa rimane. Sì, non è che sono dentro qualche cupola lì, strano. Le situazioni, secchia dentro. Meglio chiamarlo Zubu. Va bene, questo va a essere secchia. Anche quando. Yeah. Allora, vicepresidente, risorse vincolate. Risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale, articolo 1 con 34 bis legge 7 giugno del 96, finanziamenti anno 2013, rimodulazione e finanziamento delle linee progettuali. Non ho capito cos'è. Risorse vincolate, vicepresidente, finanziamento, rimodulazione. Sono le varie. Vabbè, Allora, dell'assessore Rossetti, autorizzazione, sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2010, per l'assunzione di un'unità di personale dell'ente parco di Montemarcello Malar mediante procedimento di mobilità categoria C. Dove li prendo? Lo sai, no? C'è un dovrebbe essere un comune. No, però io ancora ho di usare provincia se possibile. Mobilità. Ma compensano, perché vai in pensione uno prendono un altro. Se sì. Viene dalla pulla in comune quello.
Poi del assessore Rossetti, disposizione straordinaria in materia di calendario scolastico per l'anno 2014-2015. In sintesissima, noi abbiamo delle scuole che sono già sotto rispetto alle loro programmazioni. La responsabilità del consiglio d'istituto che ha l'ordine dei 200 e i 209 giorni del calendario regionale. Il consiglio d'istituto si deve riprogrammare e ha come compito il raggiungimento dei 200. La notizia è che il MIUR ha aperto, come dire, la conferma della circolare che era stata fatta per il terremoto, che lo si usa. Sostanzialmente chi consuma i 9 giorni del calendario per ordinanze ed elezioni e poi va sotto garantisce il risultato didattico. Assessore Rossetti, deliberazione 359 del 27 marzo 2014, sistemazione contabile relativa a fondi a favore di Arcel. Poi dell'assessore Rambaldo, dell'assessore Rambaldo, riparto delle risorse finanziaria del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014, da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. Impegno di euro 354.346,68. Ci sono la delibera però dell'assessore Lambardi che mi hanno preannunciato, ma staremo dopo, dai, forza ragazzi, sono e quindi allora a questo punto e poi c'è questo argomento dell'assessore Rossetti, determinazioni conseguenti alla definizione della manovra di bilancio regionale dopo. Se arriva qualche cosa. Basta, adesso facciamo la giunta non streaming, le parti camminative e poi prepariamo il conto delle 11 e si arriva alla giunta di mani insigliate, si arriva anche lì. C'è anche questo. Non so se ci mi disse, ma...